Se non togliamo quelle piccole cacciate all'interno, rischiamo veramente di indebolire molto quel rametto lì, con la possibilità anche di perderlo domani. Una volta che la pinzatura è finita, possiamo anche qua procedere col taglio delle cacciate che vanno verso il basso e che danno fastidio, che la pianta ovviamente non servono, danno verso il basso. Quindi se ritorniamo noi, togliamo già un lavoro in più che deve fare la pianta normalmente. Adesso che anche il secondo ramo è stato potato e pulito, possiamo proseguire con il resto della pianta per quanto riguarda la potatura. Sul resto della pianta l'intervento è lo stesso di quello che abbiamo visto nei primi due rami, quindi sempre la solita pulizia, togliamo le cacciate che vanno verso il basso. Controlliamo appunto che il filo non vada a incidere la pianta, asfaltiamo dove asfaltire. Diciamo che in questo caso l'unica differenza che c'è rispetto agli altri rami, appunto andando verso l'apice, la pianta è più vigorosa, di conseguenza la potatura sarà più aggressiva. Questo qua è l'ametto interno, quindi l'intervento sarà molto blando, teniamo giusto qualche cacciata che va verso il basso, in modo da rinforzare le altre cacciate. Per aiutare ancora questo ramo, maggiormente andremo a intervenire magari più drasticamente sulla parte alta, in modo che entri più, che passi più luce, anche il circolo d'aria sia maggiore, appunto aiutando questo ramo qua a svilupparsi meglio. Eccoci qua nella parte alta della pianta. Vediamo che la vegetazione non sembra molto vigorosa, nel senso che ci sono queste grosse linee, queste lunghe linee, scusate, spoglie. Però guardando meglio, più internamente, vediamo che sono parecchie cacciate nuove. E questa qua dietro ce n'è veramente tanta, anche qua dietro, che sono molto compatte e molto fine come ramificazione, sono quelle che servono a noi per il momento. Diciamo che come potatura, a parte qualche piccolo intervento di pinzatura, diciamo in certi punti non c'è molto da fare, però ci danno già la possibilità nella prossima primavera di intervenire magari più drasticamente nelle parti periferiche, come potrebbe essere questa. Siamo tutta questa zona qua. Perché? Perché queste qua ci danno la possibilità di avere nuove ramificazioni più fine, più compatte, che rendono più reale, diciamo, l'effetto di un albero. Quindi possiamo dire che per il prossimo anno, comunque sono il prossimo, fra 2 anni al massimo, avremo già i ricambi per eliminare queste lunghe cacciate qua, che nella parte alta della pianta sono molto brutte da vedere perché sono antiestetiche per il risultato finale del nostro lavoro. Poi vediamo che oltre a essere cacciate molto vigorose, come questa qua piccola, sono talmente tanto vigorose che riescono a produrre, oltre alla nuova cacciata, anche delle nuove cacciate alle ascelle. Queste qua, come visto prima, sono da eliminare completamente. Facciamo. Ok. Quindi possiamo dire che il nostro lavoro di massima sarà quello appunto di vedere che non ci siano altri succhioni, così chiamati, nella scella dei nuovi rametti. Ecco la pianta dopo la lavorazione. Ora vediamo che appunto, come vi dicevo prima, danno fastidio queste cacciate un po' con le linee lunghe e spoglie. Poi vediamo che già in questa zona qua c'è nuova vegetazione. Anche qua in mezzo e qua sopra, quindi diciamo che pian piano questa zona qua verrà leggermente ridotta come volume. Anche qua sopra le cacciate sono molto fini e corte, quindi già questa qua è una buona cosa, così riusciamo a mantenere compatto anche l'apice della pianta. Anche qua c'è un'altra cacciata, quindi diciamo che appunto, come vi dicevo, la zona apicale verrà un po' ridotta pian piano col tempo e verrà ricompattata. E così facendo daremo più aria e più luce alle cacciate, ai rami bassi, che di conseguenza torneranno belli vigorosi in breve tempo. Allora, passiamo adesso a questo ginepro. Allora, questa pianta qua rispetto a quella precedente si presenta in modo molto diverso, molto più folta, molto più compatta, ancora parecchia vegetazione che andrà eliminata. È stata impostata l'anno scorso, se non ricordo male,
con la potatura ha prodotto un po' di vegetazione ad aghi, però si è già ripresa. Parecchie parti sono morte, parecchie parti vediamo che hanno problemi, che stanno morendo perché non hanno avuto abbastanza luce, anche perché appunto la pianta è ancora molto compatta. Anche qua cominceremo prima dal piede, che anche qui il muschio l'ha coperto bene, quindi sarà da fare una buona pulizia. Poi sono uscite molte erbacce sul fondo del vaso, che sono subito da togliere. La pulizia del piede. Anche qua purtroppo il muschio è salito parecchio sul tronco. Andiamo proprio a toglierlo fisicamente, anche perché appunto questa pianta qua è ancora in fase di piena lavorazione. Quindi anche se togliamo il muschio non riporta nessun problema. La felce in questione possiamo lasciarla, che non dà fastidio, anzi c'è una cosa decorativa. Anche se a me vedere piantine e sì, altre erbe diciamo, nel vaso, oltre al muschio, non mi piace tanto, però diciamo che quando domani posso toglierla e coltivarla a parte e usarla come pianta di compagnia. Qui toglieremo solo il muschio, diciamo, in giro la pianta. Il resto del lavoro verrà fatto diciamo, con un'annaffiatura, quindi annaffiando la pianta, dilaverà pian piano la terra con le radici, mettendola in mostra. Ok, una volta pulito il piede, anche se vado grossolano, andiamo a togliere le erbacce. Anche qua vediamo che c'è la presenza di saggina, che andiamo a togliere, e del trifoglio. Appunto, sono tutti tipi di erbe che danno parecchio fastidio alla coltivazione nostra. Ora partiamo con la pulizia del primo ramo. Vediamo che ci sono parecchie parti secche, come vi dicevo, all'interno della pianta. Quindi andiamo pian piano a togliere, sempre con le pinzette. Qua devo fare un bel intervento di pinzatura, un po' più leggera perché vediamo che non ha molto vegetato, diciamo, a livello di compattezza. Ha fatto parecchi rametti lunghi, diciamo, quindi era un po' al limite come vegetazione. Andremo principalmente a tagliare tutte le cacciate che vanno verso il basso, appunto per distanziare, come dicevo precedentemente, i vari parchi. E già questo è un bel aiuto che daremo alla pianta per il prossimo anno vegetativo. Allora, come in questo caso, vediamo, se lo farò vedere meglio. In questo caso, non so se si vede bene, allora, qui vediamo che sono le punte dei rametti di un bel verde vivo. Queste qua invece sono bianche. A parte il colore dell'ago che è abbastanza sbiadito rispetto a questo qua. Dove le punte sono bianche vuol dire che ormai qui questo rametto qua è morto. Possiamo quindi già volendo tagliarlo fin sotto appunto per aiutare il passaggio della luce. È inutile tenerlo con la speranza che si riprenda, che non si riprenderà.